considerava che un evento così non si ripete di frequente, ignari che qualcuno aspettava in ombra e sapeva come far girare la ruota della ferocia e del controllo su di me, smontati pezzo a pezzo, esiliati, umiliati e poi rimossi in questa indecente fiera del mercato a tutti i costi, tra reticenze e connivenze. Tutto questo e di più alle 3:32 della vita di un 6 aprile, senza primavera, in un gelido vuoto, in un vuoto lungo, poi un lungo dissenso e rifiuto per un'alternativa di senso, alle 3:32 della vita. Tutto questo e di più alle 3:32 della vita. Dopo. Ancora si scrive e si vive una vita così, ripensando tutto, finendo mai di pensare, rimare e prosare, ideando finali ad effetto nell'impazzita periferia, che la città è un non luogo che strappa stelle e ricordi brucianti alle 3:32 della vita, di tutte le notti, di tutti i giorni d'attesa, diciamo pensieri scarlanti, ma qui si resta. Col pianto di ieri si tace, si urla, si sussurra, si muore una vita così, si vive una morte così, riscrivendo tutto. In parte si parte, si arriva nuovamente a sorridere mentre si riannoda lo spazio. Oltre ogni eco si cerca ancora un petalo di rosa. A breve distanza si impreca, si racconta, si sprofonda, veloci si riemerge, si strilla sull'onda, mai sperduti s'osserva il tramonto. Di noi si dice del passo deciso, poi si dilata il sole surreale per non dimenticare